da me più che di un intervento se aspetti qualche impegno, volentieri lo assumo, il Presidente ha già detto tutto il lavoro che stiamo facendo. Io penso che se riusciamo ad esporre i numeri che il turismo in Basilicata ha esposto in un contesto complessivo di crisi, 5,7% in più di arrivi, se riusciamo a considerare così come stiamo considerando il turismo come un fattore importante sia di reddito che di lavoro, di occupazione, io penso che in questo ci sta tutto l'impegno che il governo regionale deve mettere in campo. Noi abbiamo fatto già degli investimenti importanti dal punto di vista finanziario, continueremo a farli e penso che l'integrazione tra la poesia, la qualità delle nostre mete, sia quelle marine che quelle naturalistiche come i parchi e quant'altro, coniugata con l'innovazione delle proposte che stiamo mettendo in campo, gli attrattori e quant'altro, sia una formula vincente. Noi abbiamo il dovere adesso di innalzare la qualità delle proposte che facciamo, delle offerte turistiche che mettiamo in campo. In questa direzione il protagonista degli operatori del territorio, degli enti locali, dei centri di ricerca è estremamente importante. In questa direzione l'impegno del governo regionale è quello di continuare a mettere risorse economiche, che poi è la richiesta che più volte ci viene fatta, ma anche quella di qualificare quanto più possibile la nostra offerta turistica. I club di prodotto che il direttore Perri, che l'amico Iarca avrebbe dovuto presentare qui oggi, vanno esattamente in questa direzione. Il lavoro che stiamo facendo per esempio con il neonato parco della Valdagna con i Gresi, con un lavoro importante anche di promozione innovativa che sta facendo, io penso che siano la strada giusta sulla quale lavorare.